Lunedì 20 aprile 2020, io sono Dario Colombo. Io sono Chiara Lupi, questo è il buongiorno di Parole di Management. Contagi stabili, decessi in calo, via alle prime aperture. Applicazioni per i dipendenti, ingressi scaglionati, così sta ripartendo il lavoro. Tra timori e sollievi ci sono molte aziende che stanno riaprendo i cancelli, in particolare il tessile, la moda, il meccanico e intanto da nord a sud sono previsti tamponi e test a campione. Buongiorno a tutti e buongiorno anche a Chiara Lupi. Buongiorno a tutti. Allora, dicevamo sulle prime aperture, ci sono anche sui giornali alcune interviste ad imprenditori, per esempio Brunello Cucinelli, imprenditore stilista, che dice dobbiamo recuperare il tempo perso, niente ferie per i collaboratori ad agosto, abbiamo riaperto col 25% del personale ma non licenzieremo nessuno e soprattutto dice che il virus è come una grandinata che ha colpito tutte e tutti, all'Italia addirittura potrebbero servire oltre 2 anni per rialzarsi. Nel frattempo negozi, bar e ristoranti rimarranno chiusi almeno fino al 18 maggio, si testano prima le fabbriche, come si diceva in apertura. Patuanelli, il ministro dello sviluppo economico, ha ammesso che si può ragionare su una regionalizzazione delle aperture. Nel frattempo è arrivata anche la bozza del piano Colao per il riavvio delle attività. Ci sono anche le prime dichiarazioni del presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi. Sì, certo, Carlo Bonomi insomma si è espresso sostanzialmente su 3 fronti. Innanzitutto ha dichiarato che c'è bisogno di un bazooka di liquidità, insomma così l'ha definito, e se ci sono le condizioni per prendere dei soldi dall'Europa, questi soldi vanno presi. Naturalmente il riferimento è contestato però c'è effettivamente bisogno di una liquidità straordinaria. E pensando ovviamente all'Italia e alle aziende, il secondo punto da sciogliere sarebbero i debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese, che dovrebbero essere saldati, oppure dovrebbe essere data alle aziende la possibilità di compensare i debiti con i crediti. Quindi questo è un punto cruciale, e Carlo Bonomi ha incassato un consenso dal ministro dello sviluppo economico Patuanelli in un confronto televisivo, cioè da augurarsi che poi si traduca in realtà. C'è un altro punto sul quale si sbilancia il presidente designato di Confindustria, e cioè la liquidità alle imprese, l'indebitamento alle aziende. Secondo il presidente designato di Confindustria non è la strada giusta, perché è vero che serve liquidità, ma poi questa liquidità va restituita, oltretutto ricordiamo, con tempi che sono considerati troppo brevi, si parla da 6 anni, che probabilmente non sono tempi compatibili con la ripresa. Intanto c'è uno scontro tra esperti sulla riapertura, perché Ricciardi, che è membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del Ministero della Salute, ha criticato la fase 2 dicendo che i numeri suggeriscono di non riaprire. L'OMS ha però detto che Ricciardi sta parlando a titolo personale. Gianni Rezza, invece epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, dice che il rischio è accettabile, quindi si può ripartire anche se bisognerà poi isolare altri focolai e soprattutto che il virus continuerà a circolare. Sulle riaperture in Europa ognuno va un po' per la sua strada. La Germania ha riaperto in 2 scaglioni, sia i grandi negozi, ma per bar e ristoranti non c'è ancora una data, e qui siamo abbastanza in linea con l'Italia, soprattutto per bar e ristoranti. In Francia sono state ammesse le visite a parenti nelle case di riposo, che ricordiamo in Italia sono uno dei luoghi dove purtroppo il virus ha fatto più vittime.
sempre in Francia, mascherini per tutte, classi ridotte, e dall'11 maggio il via libera. Anche Spagna via libera, però partendo dai più piccoli, dal 27 aprile, e poi fino al 9 maggio avanti con il lockdown. I primi dati però dicono che la Spagna è tornata ai numeri di un mese fa, e domenica sono state addirittura 410 i decessi. Per quanto riguarda invece le misure anticrisi in Italia, oggi prende il via l'erogazione di prestiti fino a 25.000 euro per le imprese. Per gli altri importi però si deve ancora attendere la piattaforma SACE. Stiamo aspettando il decreto aprile che il governo doveva mettere in discussione in questi giorni, poi slitterà probabilmente al 27 aprile. Siamo in attesa di queste risoluzioni. Nel frattempo lo scostamento di bilancio dovrà trovare le risorse disponibili per appunto finanziare il famoso decreto aprile. I fondi saranno superiori ai 25 miliardi del decreto Cura Italia di marzo, si potrebbe arrivare a 70 miliardi di euro, 25 destinati alla cassa integrazione, al sostegno al reddito. Una volta fissato il nuovo deficit, si tratterà di scegliere come e dove allocare il denaro pubblico. L'emergenza liquidità per le imprese è naturalmente al primo punto, però ricordo che i prestiti garantiti non possono essere l'unica soluzione, perché si tratta in ogni caso di un nuovo indebitamento. Tra le ipotesi c'è quella di allargare la possibilità di pagare le imposte in compensazione, cioè con moneta fiscale, senza quindi un'uscita fisica di denaro. L'appuntamento con il saldo delle imposte 2019 e 2020 si presenta naturalmente molto difficile per molte imprese, e quest'anno il decreto liquidità dovrebbe consentire ai contribuenti di ridurre gli acconti in base al calo degli affari. Naturalmente questo è considerato solo un palliativo, perché comunque le aziende e i professionisti semplicemente il denaro in cassa non ce l'avranno. Tra i possibili contenuti del decreto aprile è stato invocato anche un intervento sui bonus fiscali da impiegare come leva appunto per favorire gli investimenti e per rilanciare l'economia. Ricordiamo che il calo del PIL è previsto all'intorno del 10%. Invece in Europa sulle misure anticrisi, giovedì 23 aprile il Consiglio europeo si riunisce in videoconferenza perché è in discussione e in approvazione il pacchetto ad aiuti concordato dall'Eurogruppo. Al centro della discussione c'è l'utilizzo del famoso MES, il meccanismo europeo di stabilità, e del Recovery Fund, con le ipotesi di finanziamento che però vedono ancora grande divisione fra i leader europei, tra i favorevoli e i contrari appunto all'Eurobond. Il piano von der Leyen parla di 1.000 miliardi in bond ai paesi in difficoltà. L'abbiamo detto tante volte, e questa è probabilmente la sfida più importante che l'Europa sta affrontando, e dalle soluzioni che si troveranno a questa crisi epocale probabilmente ne deriverà anche il futuro dell'Europa stessa. Tornando al nostro paese, ma direi che è un problema piuttosto comune anche nel resto d'Europa e non solo, c'è il tema delle famiglie in crisi e soprattutto della gestione dei figli che devono far fronte a una scuola chiusa, probabilmente senza una vera data di riapertura. Sì, questo è un problema enorme, ma ancora più drammatico è il fatto che ne parli l'opinione pubblica, ma di indicazioni in questo studio per l'arrivo alla fase 2 non ci siano indicazioni concrete. Riprenderà il lavoro, ma la scuola resta chiusa. Allora, la metà delle coppie che ha almeno un figlio ha entrambi i genitori che lavorano, quindi la riapertura delle attività produttive con la chiusura delle scuole fino a settembre e forse anche oltre rischia di provocare dei danni enormi. I bambini che hanno fino a 6 anni in Italia sono 3,4 milioni, i bambini tra i 6 e i 12 anni sono 4 milioni, sono circa 10 milioni di minorenni che rischiano di rimanere da soli. Ricordo che i bambini dall'abbandono di minore fino ai 12 anni è un reato
penale nel nostro paese, quindi il problema è davvero di proporzioni enormi. Altri paesi hanno preso misure differenti, in Germania tornano a scuola i bambini che devono fare gli esami del primo ciclo della scuola, e i ragazzini che devono fare la maturità, si sono trovate delle misure differenti. Nel nostro paese c'è questa serrata totale che avrà delle ripercussioni enormi sul welfare delle famiglie, e di questo parleremo in un webinar che si terrà domani alle 8. Ecco, noi infatti siamo fermi a proposte, studio, si parla di assegni mensili, si parla di congedi parentali estesi, bonus babysitter, una rete con il terzo settore per l'educazione e la custodia dei bambini. Insomma, vedremo anche cosa succederà di questo, e lo seguiremo in particolare nel webinar di domani. Il tempo a nostra disposizione è finito, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani, come sempre puntuali. Buona giornata a tutti. Buona giornata.